Ciao a tutti! In questo video vi farò vedere come realizzare in maniera facile e veloce una targhetta e una cornicetta per case di bambole in finto legno. In un precedente tutorial vi ho fatto vedere come realizzare questa sfoglia a finto legno che andiamo adesso ad utilizzare. La targhetta sarà semplicissima, andremo semplicemente a tagliare un rettangolino delle dimensioni desiderate ed andremo successivamente a realizzare due fori con una piccola cannuccia in corrispondenza degli angoli. Per realizzare la cornicetta invece, partiremo da un altro rettangolo di sfoglia e lo andremo a tagliare a metà, nel senso della lunghezza, e ancora a metà i due pezzi ottenuti, facendo attenzione perché risultino alti uguali. Si andrà quindi a ritagliare gli angolini a 45 gradi su due dei quattro listelli ottenuti. Questi primi due listelli dovranno avere la stessa lunghezza. Si procederà a ritagliare un angolo di 45 gradi anche sul terzo listello che andremo ad accostare e ad unire al primo. Effettueremo su di esso il secondo taglio sull'angolo e uniremo anche il secondo listello che avevamo preparato. Per concludere utilizzeremo il quarto listello sul quale effettueremo il taglio all'angolo, lo andremo ad unire e taglieremo nel punto utile a dare forma regolare alla cornice. Chi volesse essere più preciso nelle dimensioni da ritagliare potrà lavorare su un foglio di carta a quadretti. I pezzi ora potranno essere cucinati nel forno. In questo video ho anche cucinato la casetta per gli uccellini che abbiamo visto come realizzare nel precedente tutorial. Servirà ora una corda o spago che andremo a passare attraverso i fori della targhetta e poi annoderemo lasciando che le estremità sporgano da sotto. Avremo bisogno adesso di colla vinilica, uno stuzzicadenti, tempera acrilica e un pennello molto fine. Con la colla vinilica andremo ad incollare un'immagine a piacimento e ritagliata nelle giuste dimensioni sul retro della nostra cornice, stendendone un velo con le dita o uno stuzzicadenti. La colla vinilica la utilizzeremo per dare resistenza ai nodi dello spago della targhetta e incollarne sul retro le estremità di corda rimanenti. Ricordiamo che la colla vinilica non farà mai una forte presa tra corda e pasta sintetica, ma ne preferisco l'utilizzo alle colle al cianoacrilato tipo il Super Attack, in quanto queste ultime tendono a bruciare le fibre tessili. Per concludere, con un colore acrilico e un pennellino fine, potremo andare a decorare o scrivere sulla nostra targhetta. Ricordando che più sono profondi i solchi che avremo fatto per realizzare il finto legno, più sarà difficile essere precisi nel decoro a tempera. Targhetta e cornice ora sono pronte. Le appendo a una delle mie casette prima di consegnarle alla proprietaria. Io vi saluto e vi auguro buon divertimento nel lavorare la pasta sintetica. Ciao!